Bentrovati in questa edizione di Licata News. Tentata aggressione nei confronti dell'assessore ai servizi sociali Daniele Vecchio, arrestato. L'autore ce ne parla in questo servizio, Giuseppe Cellulli. Ancora amministratori nel mirino all'interno del municipio di Licata. Il nuovo protagonista, suo malgrado, stavolta è l'assessore con delega ai servizi sociali Daniele Vecchio. Intorno alle 20 di ieri sera, mentre stava per iniziare una riunione tra l'esecutivo e un gruppo di dirigenti del Licata Calcio, un indigente ha fatto irruzione all'interno di Palazzo di Città minacciando, pare con un coltello, l'assessore Vecchio. Al momento della tentata aggressione, all'interno della stanza del sindaco, dove si sarebbe dovuta svolgere la riunione, si trovavano anche gli assessori Francesco Carità e Carmelo Sambito, oltre alla delegazione di dirigenti dell'ICATA. L'uomo è stato convinto a desistere e trattenuto nel corridoio del municipio. Pochi minuti dopo sono arrivati 3 volanti della polizia, i cui agenti hanno immobilizzato e posto in stato di fermo l'uomo, poi accompagnato in commissariato, dove è rimasto prima di essere posto in stato di arresti domiciliari. Visibilmente scosso, l'assessore Daniele Vecchio. Un segno tangibile di una difficoltà ad amministrare una città, insomma, che vive un momento complesso. Devo dire che non ci è concesso arrenderci o fermarci dinanzi a episodi simili che sicuramente un minimo destabilizzano. Devo dire che sono stato raggiunto da diversi attestati di solidarietà, questo mi fa piacere e ringrazio veramente tutti. Devo dire però che sono così un po' frastornato in questo momento e non capisco se questi episodi siano un segno che caratterizza i nostri tempi o se più che altro si tratta di un esito non positivo di una politica che negli anni ha instillato una forma di assistenzialismo parassitario che è difficile da debellare e da combattere. Da una prima ricostruzione pare che l'uomo che ha tentato l'aggressione si trovi in una situazione di indigenza permanente tale da fargli perdere il controllo della situazione. La polizia ha immediatamente avviato le indagini per far piena luce su quanto accaduto. L'episodio di ieri sera riporta per l'ennesima volta in primo piano la necessità di aumentare i livelli di sicurezza, oggi di fatto inesistenti, per quanti svolgono la loro attività all'interno del municipio licatese. Si tratta infatti dell'ennesimo episodio simile con amministratori o dipendenti comunali minacciati. Devo dire che episodi di questo genere danno l'idea dei rischi che corre oggi chi amministra, però appunto bisogna proprio in questi momenti fare fede alla volontà di impegnarsi nel cambiamento di questa città. Momenti di paura ieri presso il Tribunale di Agrigento. Un uomo di nazionalità rumena, 40 anni, si è accasciato all'interno dei locali di via Mazzini in preda ad una crisi epilettica. I presenti, vista la scena, hanno chiesto immediatamente soccorso e sul posto rapidamente sono giunti gli operatori del 118 che hanno provveduto a sedare il rumeno e a trasportarlo in ospedale. Grave incidente stradale ieri sera lungo la panoramica dei Templi in direzione Agrigento. 2 ciclisti infatti sono stati travolti da un'autovettura guidata da un'anziana di 85 anni del luogo che, accortasi del fatto, si è fermata a prestare i primi soccorsi ai malcapitati. Sul posto sono giunte dopo segnalazione le ambulanze del 118 che hanno trasportato i ciclisti presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Ad uno è stata riscontrata la frattura del femore e varie ferite superficiali, all'altro la frattura di una spalla. Le condizioni comunque non destano particolare preoccupazione. Sul luogo del sinistro gli agenti della postrada di Agrigento che hanno effettuato i rilievi utili agli accertamenti di eventuali responsabilità. È stato portato a termine l'abbattimento di un immobile abusivo a Marianello. Sulle demolizioni interviene la Procura di Agrigento per difendere la legittimità dei provvedimenti. Il servizio di Giuseppe Cellura. Sono riprese le demolizioni degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune, dopo il rigetto dell'incidente ad esecuzione presentato per una costruzione di contrada Lavanche Monserrato. Ieri mattina le ruspe della ditta Patriarca Salvatore di Comiso incaricate dal Comune sono tornate nei pressi della località balneare di Marianello per completare l'abbattimento.
ma la giornata di ieri è stata caratterizzata soprattutto da importanti novità sul fronte giudiziario della vicenda. Sugli abbattimenti di immobili abusivi è infatti arrivato un pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo che si è negativamente espresso nei confronti di 5 richieste di sospensiva presentate dai legali di altrettanti ex proprietari. Replicando il verdetto dei colleghi agrigentini, anche i giudici del capoluogo hanno respinto le istanze. Alla luce dei verdetti emessi dal TAR di Palermo, è verosimile che nei prossimi giorni ci sia da attendersi un'accelerazione nelle demolizioni degli immobili che ancora mancano per completare la prima tranche di 16 immobili secondo l'elenco diramato dalla Procura della Repubblica di Agrigento. In pendenza rimangono poi un altro paio di richieste di sospensiva al TAR che dovrebbero essere esaminate nelle prossime ore. Sull'iter che sta riguardando le demolizioni è intanto intervenuta la Procura, mettendo in risalto come sono stati stipulati protocolli d'intesa con le autorità amministrative, prevedendo oggettivi e insindacabili criteri nell'esecuzione delle sentenze che hanno disposto le demolizioni. Gli interessati alle demolizioni, o chi, forse a mero fine di speculazione, ha inteso agire in nome di quest'ultimi, hanno avanzato riserve sull'operato della Procura della Repubblica sia in sede giurisdizionale sia in sede di diversi contesti, anche mediatici, i quali ultimi tuttavia non interessano questo ufficio. Per rimarcare la correttezza del proprio operato, l'ufficio diretto dal procuratore capo Renato Di Natale chiama poi in causa i vari pronunciamenti emessi sia dai giudici dell'esecuzione penale sia dai giudici amministrativi, con i quali, secondo la Procura, viene evidenziata l'assoluta correttezza e legittimità dei provvedimenti emessi in materia di esecuzione. Un incendio divampato per cause non ancora accertate ha investito la notte scorsa il Grande Canneto, che si estende lungo la zona sud della collina prospiciente il porto rifugio di Gela. Per 2 ore fumo e fiamme hanno reso la zona impraticabile. Chiuse totalmente porte e finestre, gli abitanti del quartiere hanno temuto che da un momento all'altro l'aria potesse essere evacuata. I vigili del fuoco del distaccamento di Gela sono però riusciti a circoscrivere il rogo per poi domarlo dopo un lungo lavoro, necessario anche per spegnere un altro ulteriore focolaio. A parte qualche fastidio respiratorio, non ci sarebbero feriti. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Un uomo di 39 anni di Caltabellotta è stato vittima di una truffa telematica. L'uomo infatti aveva acquistato su un sito web un'impastatrice dal valore di 700 euro. Al pagamento avvenuto il venditore si è volatilizzato e dell'articolo comprato nessuna traccia. L'agrigentino ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Sciacca, che hanno rintracciato il truffatore, un uomo di 59 anni residente in Umbria, che è stato denunciato. Un sindaco eletto e 3 ballottaggi, questo è il risultato dei voti nei 4 comuni della provincia di Agrigento. Sentiamo i particolari in questo servizio. 9 ballottaggi e 20 sindaci eletti al primo turno. L'esito del voto in 29 comuni della Sicilia, dove l'affluenza si è attestata sul 62,25%. Esplua del Movimento 5 Stelle, che conquista il secondo turno in 3 significativi centri. Alcamo, soprattutto cittadina del Trapanese, commissariata da un anno a seguito delle dimissioni del sindaco e dove da tempo spirano venti giudiziari e di forte diffidenza verso il ceto politico. Proprio qui il Movimento 5 Stelle ha sfiorato l'elezione al primo turno. Occhi puntati in provincia di Agrigento, dove al voto sono andati 4 comuni, Montevago, Canicattì, Porto Empedocle e Favara. In questo caso l'esito dei voti ci consegna un sindaco eletto al primo turno e 3 ballottaggi. A Montevago vittoria di Margherita La Rocca Ruvolo, lista civica Montevago Popolare, deputata UDC, che è stata eletta sindaco con il 52,13% di preferenze. Ballottaggio negli altri 3 comuni, Favara, Porto Empedocle e Canicattì. A Favara la pentastellata Anna Alba in testa con oltre il 23%, sfida Gabriella Bruccoleri del PD con il 20%. A Porto Empedocle sarà sfida al secondo turno tra Ida Carmina del Movimento 5 Stelle ed Orazio Guarracci, centrosinistra. Grande frammentazione del voto a Canicattì, dove i candidati sindaco erano ben 9. In testa, ma ben lontano dal quorum per il passaggio al primo turno, Ettore Di Vita, appoggiato anche dal PD, che ha totalizzato il 24,74%. Al ballottaggio dovrà vedersela con Ivan Paci, che si è fermata al 18,08%, una quota sufficiente però per passare al turno successivo. Comunque staccato il terzo, Antonio Scrimali, al 14,13%. Risultato non brillante per il candidato 5 Stelle Sandro Marchese Ragona, che si ferma all'8,12%.
E la redazione di TV Agrigento ha sentito l'unico sindaco scattato al primo turno in provincia. Si tratta di Margherita La Rocca Ruvolo, primo cittadino di Montevago. Vediamo. Abbiamo l'ombreggio dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo che dopo diverse prove, insomma, l'abbiamo raggiunta telefonicamente, gli facciamo i migliori auguri. Margherita, ecco, ti aspettava una vittoria così a Montevago? Ma per la verità non lo so, contavo su una squadra, su una bella squadra, questo per me era la carta di presentazione. E poi l'altro elemento era il buon senso della gente, e quindi questi due fattori mi spingevano a ben sperare, e così è stato. E, insomma, ha battuto in passato che un sindaco uscente, solitamente i sindaci uscenti hanno una chance in più rispetto a un altro candidato, rispetto a un candidato insomma nuovo, no? Sì, è così in genere, o dovrebbe essere così. Peraltro in passato aveva schierato una forza non indifferente, però ecco, io ringrazio i cittadini di Montevago che hanno creduto nel cambiamento. Noi su questo cambiamento abbiamo puntato, su una rinascita della cittadina, su temi che abbracciano fortemente il sociale, la famiglia, il decoro urbano, e quindi questi sono stati evidentemente punti in cui la gente ha creduto e ha premiato la lista Montevago Popolare, la lista civica Montevago Popolare, con uno scarto di 80 voti, mi pare circa 79-80 voti. Le priorità per Montevago, cosa puoi fare per una città piccola, diciamo lontana dal centro, dalla provincia, che però ha un ricco tessuto diciamo economico come il vino, le cantine, per Montevago? Riqualificare intanto la città, perché ora non, senza fuori dalle polemiche e dalle critiche, è stata abbandonata da un punto di vista proprio di decoro urbano, e quindi rimettere al centro la vivibilità per chi già abita a Montevago, ancor prima di pensare al turista o al turismo, quindi rendere vivibile, rendere le famiglie in situazioni diciamo così meno precarie. Questo è l'altro punto che caratterizzava il nostro programma, e poi riqualificare in qualche maniera e intensificare i supporti all'agricoltura. Tutto questo lo posso fare ovviamente guardando bene le casse comunali, non intaccando le tasche del cittadino e cercando di portare quelle risorse che a livello regionale o a livello nazionale possono essere trasferite. L'ulteriore passo di ieri sera al Consiglio Comunale di Agrigento sul futuro degli abitanti di Favara Ovest è da ritenersi importante. Al Consiglio Comunale, all'amministrazione e al Sindaco Firetto va il plauso ed il riconoscimento di avere garantito il proseguo di un percorso che auspichiamo possa concludersi una volta per tutte nel più breve tempo possibile. E quanto dichiara il deputato nazionale del Partito Democratico Tonino Moscat dopo la seduta in aula Sollano, che ha sancito all'unanimità la ridefinizione dei confini tra Favara, Aragona ed Agrigento. Un ringraziamento non può che andare anche ai rappresentanti di Favara Ovest, anche ieri presenti in comune, con una delegazione da sempre mobilitati per avere riconosciuti i propri diritti. Adesso, a seguito della delibera consiliare, confidiamo nel buon lavoro della Regione per chiudere definitivamente una questione che per decenni ha mortificato gli abitanti di Favara Ovest, conclude Moscat. Adesso ci fermiamo, la linea va alla regia, c'è la pubblicità, tra poco con le altre notizie e gli altri servizi. Questo programma è offerto da Ceramiche Licata, lo stile italiano che arreda. La Fiorentina Corredit sconta tutta la merce, fino al 50%. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. World Tour Malaterra. Gigi D'Alessio in concerto il 7 agosto a Alicante.
Domani a Licata cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, la minima di 19 gradi. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da nord, al pomeriggio moderati e proverranno da sud-sud-ovest. Mare poco mosso. Umidità oscillante tra il 55 e l'81%. Questo programma vi è stato presentato da... Dai fratello Antona, grande la qualità, di piccolo c'è soltanto il prezzo. Seconda parte del telegiornale, attuare il piano di azione per l'energia sostenibile e la proposta avanzata al sindaco e all'amministrazione comunale di Licata dalla consigliera comunale Violetta Callea. I particolari in questo servizio. Risparmio energetico e abbattimento dei costi sostenuti dal Comune di Licata. Si può, attuando un grande progetto, si tratta del cosiddetto PAES, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. La proposta arriva al sindaco e all'amministrazione comunale dal consigliere comunale Violetta Callea. Un grande progetto, scrive Callea, per abbattere la bolletta energetica del Comune, che è alquanto elevata, con conseguente risparmio energetico e abbattimento dei costi sostenuti dal Comune per quasi 2 milioni di euro. In 5 anni si può liberare il Comune dai costi per l'uso di energia elettrica e ridurla quasi a 0 euro. Ciò sarà possibile nella misura in cui si riuscirà a produrre energia elettrica producendo solo l'energia necessaria al nostro fabbisogno, attuando il PAES, pronto dalla fine del 2014. La consigliera comunale Callea chiede di sapere a che punto di attuazione il PAES e quali passi sono stati già fatti. Tutti i progetti che comportano, secondo Callea, l'uso di energia elettrica dovranno essere accompagnati dal progetto energetico. È già questa una scelta radicale e precisa in direzione dell'autonomia energetica del Comune di Licata, ed in pochi anni si può puntare al pareggio complessivo della bolletta energetica. La consigliera comunale pone poi l'accento sulla necessità di aumentare la sicurezza nel territorio e quindi illuminazione pubblica delle periferie, strade, reti idriche, reti fognarie. Necessita l'illuminazione pubblica di tutte le periferie ed occorre rinnovare e mettere in sicurezza la vecchia palificazione urbana, poiché in molti punti non lo è. Da qui ecco l'esigenza di attuare il PAES. Il PAES, spiega Callea, prevede l'introduzione dei LED in tutti gli impianti pubblici del Comune di Licata. Ma secondo la consigliera comunale bisogna revisionare la rete e gli impianti comunali per rubricare la possibilità di risparmio energetico e dare la caccia a chi abusa rubando energia pubblica nelle diverse parti del territorio. Ma produrre energia è possibile anche con le biomasse. Bisogna creare un circuito per utilizzare le biomasse e dare nel contempo sostegno pubblico per le aziende agricole. L'utilizzo dei residui da biomasse vegetali, infatti, permetterebbero di produrre biometano, utile sia per energia termica, come il riscaldamento, che come produzione di energia elettrica. Il nuovo PO-FSR 2014-2020 è già operativo e stanno già per uscire i primi bandi. Chiede Callea, noi a che punto siamo con i progetti? La produzione di energia e calore da fonti rinnovabili consentirebbe di risparmiare nel consumo dell'energia elettrica urbana, smaltire efficacemente i rifiuti urbani di origine vegetale, ridurre i livelli di anidride carbonica nell'ambiente, rinnovare le lampade di illuminazione urbana consentendo maggiori risparmi. Si sarebbero potute gettare le basi per ridurre le spese, conclude Violetta Callea, evitare lo sforamento del patto di stabilità, atteso che tutte queste spese non sono da inserire tra quelle che gravano sul patto di stabilità. Kyoto, una delle principali città del Giappone, di quasi 1,5 milioni di abitanti, ospita tra i tanti punti di ristoro anche una trattoria tipica siciliana che porta il nome Licata. Di ciò venerdì scorso ne è venuto a conoscenza il sindaco Angelo Cambiano nel corso di un incontro avuto a Palazzo di Città con il titolare del punto di ristoro giapponese in questione, Kenji Kuroyonagi, per l'occasione accompagnato dallo chef licatese di fama internazionale, nonché suo maestro Pino Kutai, alle cui dipendenze ha lavorato per circa 2 anni. Fa piacere sapere che il nome della nostra città sia stato abbinato ad una trattoria tipica siciliana sorta in Giappone grazie alle iniziative del maestro Kutaia, importante ambasciatore del buon nome di Licata in tutto il mondo, sono le parole del sindaco Angelo Cambiano.
La Fondazione Carlo Chianello presso l'Università degli Studi di Palermo ha assunto due iniziative per dare un concreto contributo a giovani studiosi e ricercatori che abbiano avviato sperimentazioni nell'ambito oncologico, clinico e biologico. La prima iniziativa riguarda tre borse di studio post lauream del valore di 4.000 euro ciascuna da attribuire ai laureati in medicina e chirurgia o biologia di età non superiore ai 35 anni che abbiano contribuito in ambito scientifico allo studio e alla ricerca nel campo dell'oncologia clinica e sperimentale, nonché alla terapia della cancerologia. La seconda riguarda invece un premio di 5.000 euro da attribuire a studiosi laureati che abbiano contribuito negli ultimi tre anni allo studio e alla ricerca nel campo dell'oncologia clinica e sperimentale, nonché alla terapia della cancerologia e che abbiano pubblicato i risultati del loro lavoro su riviste scientifiche con impact factor. Sarà del 6% l'incidenza del 104 sugli incarichi scolastici per il prossimo anno didattico, il servizio della redazione di TV Agrigento. Dal prossimo anno scolastico l'incidenza della legge 104 sulla mobilità comunale e provinciale di insegnanti di scuola comune, inglese e sostegno sarà del 6%, a differenza dell'anno precedente che si era attestata intorno al 70%. Comincia a produrre i primi risultati il lavoro portato avanti da Questura, Magistratura, Prefettura, INPS, Provveditorato agli studi di Agrigento per cercare di frenare tutte quelle condotte che sono valse ad aggirare la famigerata legge 104 del 1992, la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. L'operazione denominata la carica delle 104, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, scattò nel settembre del 2014, accendendo i riflettori su un fenomeno sociale e culturale diffuso e anomalo nel territorio, caratterizzato dalla produzione di false certificazioni mediche per accedere alle agevolazioni. Tornando ai numeri attuali, la musica sembra essere davvero cambiata. Sui 200 trasferimenti previsti, meno di 12 soggetti potranno infatti usufruire dei benefici. Per molti insegnanti è stata una vera sorpresa, ovviamente gradita, venire a conoscenza dell'inversione di tendenza e potersi così avvicinare dal prossimo 1° settembre al luogo di residenza dopo anni di pendolarismo, convinti che ancora una volta l'avrebbero spuntata i più furbetti di turno. E con questo servizio è tutto, il telegiornale termina qui, grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.